Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte di oggi all'interno dell'hotel Alexander di Abano Terme in provincia di Padova. Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano, producendo fumo che in breve tempo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti messi in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al pronto soccorso per essere rimaste intossicate. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco arrivati sia da Abano che da Padova, Piove di Sacco e Rovigo, oltre ai volontari di Borgo Ricco con circa 30 operatori e 9 automezzi, tra cui 2 autoscale e una piattaforma aerea. I pompieri hanno subito domato il rogo ed evacuato del tutto la struttura con ancora molti ospiti all'interno. Una famiglia di 3 persone con un bambino piccolo rimasti bloccati al 6° piano sono stati tratti in salvo e portati a terra con l'autoscala. Le persone intossicate dal fumo sono state curate dal personale del SUEM 118 arrivate sul posto con più ambulanze. Diversi ospiti del noto hotel termale si sono recati in autonomia al pronto soccorso del vicino ospedale. Tutti sono stati assistiti con generi di conforto e riposizionati su altre strutture alberghiere della zona. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei loro bagagli. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 7:30 con il rientro di tutte le squadre nelle proprie sedi di servizio.